Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per signore stasera? E signori, pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? E Udinese. O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. La formazione del Milan. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Potrebbe essere Olivier Giroud. Il francese è un classico centravanti di peso, dotato fisicamente, bravo a tener palla per far salire la squadra, ma anche a giocare di prima. Una delle sue specialità, Fabio, è il taglio sul primo palo. E la sua squadra si affida molto a questa soluzione. Pensavo la stessa cosa, stiamo a vedere se confermerà le nostre attese. E dunque, calcio d'inizio. Junior Messias si fa avanti sulla corsia di destra, prova ad andare via con eleganza, c'è il cross, nessuno raccoglie il traversone. Masina, vuole il lancio filtrante, non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità, la giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Tomori. Kalulu. Prova immediatamente in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Soppi. Prova con la palla filtrante. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Rodrigo Becao riprende il possesso. Si va ora sulla fascia opposta. Il pallone è stato colpito troppo forte. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Soppi. Usa le sue doti tecniche. Deulofeu. La difesa riesce a spezzare l'azione. L'Udinese riprende subito il possesso della sfera. Hernandez. Rafael Leao. Opportunità di ripartire. Se ne va. Rafael Leao la mette in mezzo. Udinese non riesce a trovare varchi nonostante il possesso prolungato. Makengo. Deulofeu. Lotta ma perde l'equilibrio. Calcio di punizione per l'Udinese. Veramente fuori di un soffio. Tomori decide di spedirla dall'altro lato. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Soppi. Makengo. E passa. Una scivolata abbastanza dura. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. Ottimo il fraseggio. Allarga il gioco a destra. Grande prova di forza. Roberto Pereira.
sulla destra. Buona occasione per Deulofeu. Pereira cerca lo spunto. Occhio alla conclusione. E c'è il gol dell'Udinese. Prima rete per l'Udinese. L'Udinese? È questo il modo giusto di sfruttare il possesso. Fai correre la palla, fai correre gli avversari dietro la palla, li stanchi e a un certo punto si apre il buco giusto per l'assist. Gol per l'Udinese. Ha segnato al 31esimo minuto il numero 7. Punteggio di 1-0 a Referto. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Calabria, sicuri in fase di palleggio. Si riparte con un fallo laterale. Chiama in causa il compagno sull'altra fascia. Deulofeu scatta verso il pallone. Soppi libera al momento giusto. Cross verso il centro. E a te. Attenzione al tiro. Conclusione sul fondo. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. È ben posizionato e spazia via la palla. Lungo passaggio in avanti. Rafael Leao. Pereira. Un solo gol a Referto fino ad ora è cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Deulofeu. Ci sarà un minuto di recupero. Pereira. Makengo. Occhio al tiro. Grande parata. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a Referto. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Hanno creato una palla gol dietro l'altra, Fabio. Un vantaggio che non sorprende, ma hanno raccolto meno del seminato. Non devono abbassare la guardia nella seconda parte. L'Udinese esce dal campo con l'unico gol della partita a Referto in una gara tesa ma comunque emozionante. Ancora tutto da decidere. Prime fasi della ripresa già in corso. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco come se fossero ancora sullo 0-0. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Rebic può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Opta per il lancio lungo. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Rodrigo Becao. Soppi. Hernandez si è fatto trovare pronto. Krunic mostrano un buon controllo del gioco. La mette sulla sinistra. Brahim Diaz non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Calabria. Junior Messias.
Vediamo se crossa. C'è il retropassaggio. Baldio! E Silvestri salva i suoi. Hernandez. Tomori. Solo un gol tra le due squadre. Vantaggio fragile. Hernandez. Tomori. Kalulu. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È di 80.113 spettatori. Calabria si spinge in avanti sulla destra. Junior Messias. Cross. Il Milan ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Brahim Diaz. Allarga il gioco. Junior Messias. Brahim Diaz. La gioca sulla destra. Calabria. Cerca la giocata di fino. La mette in mezzo. E il pallone finisce in rete. Parità. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Per il Milan, ha segnato al 69esimo minuto il numero 30. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Si riparte 33. Di nuovo in parità. Sono tornati in partita, Fabio. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Makengo. L'appoggio sulla fascia. Soppi. Gran controllo di palla. Può crossare. Cross verso il centro. Rebic. Hernandez. Scatta verso il pallone. Si libera la grande. Può metterla in mezzo. Non è finita. Bell'intervento difensivo. Junior Messias. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Florenzi. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Hernandez. Sceglie il pallone morbido. Brahim Diaz. Ottima la pressione difensiva. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Il numero 6. Roberto Pereira, autore di un assist oggi. Gioca una palla lunga. Da lì può segnare, può colpire. Allontana il pallone. Makengo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Florenzi. Vediamo se può capitalizzare. Da lì può, pronto al tiro. Olivier.
implacabile, un gol che parla da solo. Che gol, mica male, davvero mica male. Gol per il Milan, ha segnato al 90° minuto il numero 9. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. È tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. È una lezione durissima questa, è una partita molto importante. La stavano controllando e poi l'hanno letteralmente buttata via. Luca...